Mister, partita con Arzignano, anche il cronaco ha detto, primo tempo era alla pari alla fine, perché sostanzialmente avete risposto bene alle sollecitazioni dell'Arzignano. Forse quel terzo gol vi ha un po' messo in difficoltà, perché poi nella ripresa avete fatto un po' più fatica, però primo tempo alla pari, Ma allora, secondo me il gol che ha chiuso la partita è stato proprio il quarto, no? Nel senso che quello ha chiuso, perché il secondo tempo siamo comunque ripartiti con la voglia di cercare di rimettere a posto, eravamo 3-1, ma lo dico chiaramente, è più forte, cioè è una squadra più forte, e a mio avviso è anche la squadra più forte del girone, cioè gioca a calcio che se ne dica, guardiamo i punti, il Trento è là davanti, ma se guardiamo l'inizio dell'Arzignano, che ha fatto pochi punti all'inizio, se partiva così, secondo me non ce n'era. Ma più che altro perché gioca bene, ha tante scelte, è una squadra che ha grande possibilità di scelta, variabili in attacco per far gol in tutti i modi possibili. Non sbaglia niente, nel senso che soprattutto in fase di costruzione di gioco non è che si inventino cose fantasmagoriche, ma sbagliano poco, cose semplici fatte bene e sono forti, innegabili. Si può dire anche che il quarto gol è arrivato forse nell'unico momento in cui la difesa non era posizionata benissimo. C'è un vostro errore. No, allora noi abbiamo preso quattro gol, che se li andate a rivedere, sono tutti quattro errori nostri, un appoggio sbagliato di Tonizzo il primo, uno sto sbagliato di Longato il secondo, un altro errore verso metà campo sul terzo, perché poi l'azione va avanti e quindi magari uno non guarda da dove è partita. Se andate a rivedere sono tutti quattro errori nostri, ma io prima della partita, ragazzi, avevo detto attenzione perché con questa squadra qua non si può concedere niente, perché è una squadra forte e le squadre forti ti puniscono al primo errore, non al terzo. E questa l'impressione che ho avuto, devo dirlo, l'ho detto anche al mister Loro, perché quando una squadra è forte bisogna complimentarsi con gli avversari, è l'unica volta da quando io sono qui in panchina che avevo l'impressione che ogni volta che l'Arzignano veniva avanti potesse far gol. Cioè avevo un'impressione di una squadra devo dire, forte ancora, lo dirò, e quindi abbiamo giocato col Trento, con la Manzanese, Luparense, Caldiero. Belle squadre, qualcuna anche bel gioco spregiudicato, ma questa è una squadra secondo me completa, quindi bravi, bravi. Cambia qualcosa nell'ottica dei playoff, ammesso che poi i playoff valgano qualcosa dal punto di vista del risultato? No, ci dispiace. Hai detto bene che comunque insomma il primo tempo abbiamo fatto un buon primo tempo, cioè il portiere Loro ha fatto tre parate e Moro ha preso tre volte la palla dentro alla porta e non ha parato, non ha dovuto parare. E ci dispiace perché eravamo lì sul pezzo. Ragazzi, oggi io sono tranquillissimo perché hanno cercato di fare la partita. Non devo rimproverare niente se non degli errori individuali che con queste squadre qua ti puniscono. Nell'ottica playoff si va avanti. Adesso abbiamo tra 3 giorni un'altra partita. Io sono convinto che con questo spirito, che è lo spirito giusto, si vanno a far punti a est. È una battuta d'arresto, forse che dispiace più che altro per il punteggio, no? Perché secondo me non c'era questa differenza di gol. Si meritava la sconfitta, ma non con un 4-1, questo è chiaro. Ho detto ai ragazzi che però non devono buttarsi giù, cioè non devono guardare il risultato, perché alla fine può essere considerato bugiardo. Per il margine di gol che abbiamo preso, tutto sommato non posso rimproverare niente perché hanno battagliato e comunque anche dopo 3-1 hanno creduto di poterla ribaltare. Come sta Gigli e quanto ti complica l'ottica Questo Gigli purtroppo sembra sia un infortunio più serio del previsto e attendiamo adesso che andrà all'ospedale per controllare. Complica perché non è il primo, nel senso che ho più di qualcuno che ha dei problemi. Non credo di recuperare nessuno per domenica, e questo significherebbe perdere un altro giocatore. Sì, soprattutto in un ruolo delicato dietro, perché non hai grandi alternative. No, qualcosina inventeremo sempre. È un peccato perché sarebbe stato bello avere tutti gli effettivi, anche perché oggi, bene o male,
si è visto come la possibilità di cambiare un giocatore con un altro pari livello faccia differenza, cioè Arzignano ha una rosa talmente ampia in questo momento da poter cambiare i giocatori uno con l'altro che il risultato non cambia. Io purtroppo tra infortuni non ho questa possibilità. Sì, intanto sono infortuni traumatici, non tutti problemi muscolari. Quindi se vado a vedere tutti quelli che sono fuori, insomma Tubanelli manca da un po', Bussi si è fatto male questa settimana, De Agostini era un paio di settimane che ha questi problemi, si aggiunge Gigli, Chicchi è un infortunato da lungo tempo, quindi insomma se ho dimenticato qualcuno non lo so, ma comunque sono già solo a pensare di aver dimenticato qualcuno significa che la lista è lunga. E un flash, una fotografia della partita est, proprio che tipo di gara. Ma è una squadra che deve cercare comunque ancora di far punti per togliersi dalle zone calde, quindi non sarà facile, il campo non è neanche il massimo, ma noi andiamo lì con la consapevolezza di aver questa è abbastanza evidente anche in campo, di aver trovato una nostra fisionomia, una nostra identità, e non la snatureremo sicuramente adesso. Si andrà lì per far punti, più punti possibile, per continuare a fare bene. Grazie.